fare la recensione di questa fondina cosciale della Royal. D'accordo, passiamo alla recensione. Questa fondina è stata acquistata insieme alla pistola moltissimo tempo fa nel sito dell'antica Porta del Titano. Sì, davvero è passato davvero molto tempo che non faccio recensioni, però ci sono stati problemi, diciamo, più che altro anche con l'inizio dell'anno, perché abbiamo quindi cambiato scuola, quindi adesso abbiamo davvero pochissimo tempo a disposizione per i video, quindi partiamo con la nostra recensione. La fondina è fatta per attacco da cinturone, si attacca tramite questo strappo alla nostra cintura, si mette quindi in pratica la cintura in questo modo, facciamo finta che questa matita sia la nostra cintura, e si tiene qui sopra per la cintura. Poi volendo potete anche levare questo strappo e metterlo qui in modo che non si levi, e volendo, se dovete rimuovere la fondina in qualunque caso, c'è questo bel moschettone di plastica tostissimo. Vi faccio sentire il bello scatto che ha, molto bello e molto saldo, che si tiene fatto in plastica ovviamente. E poi abbiamo l'attacco per la coscia, che sarebbe questo qui, che noi tramite ovviamente sempre il nostro bel moschettone si apre, questo qua molto ancora più tosto. Faccio sentire lo scatto che è molto tosto. Ecco, qui abbiamo l'attacco per la coscia, un attacco ricoperto molto comodo, l'unico fatto è che è molto caldo, soprattutto scivola tantissimo, e tramite poi ovviamente il laccio che andrete a regolare lo andrete a mettere attorno alla coscia, e in pratica la fondina si tiene in questo modo. Andiamo adesso a vedere l'attacco per la pistola. Entrando possiamo vedere che all'interno è fatta in questo modo, e in fondo è fatto, come potete sentire, da uno strato di strappo, quindi in pratica si adatta alla vostra pistola. Voi basta che la mettete, allargate fino in fondo quando non si apre, e avrete in pratica regolata la nostra pistola, la vostra pistola. Ovviamente qui abbiamo il nostro laccio per bloccare la pistola in questo punto, e possiamo regolare la larghezza della nostra del nostro moschettone, sia tramite ovviamente l'apposito laccio, sia volendo tramite questi bottoni, perché come potete vedere ci sono due bottoni, volendo possiamo spostare questo più avanti per farlo in questa maniera. Quindi noi mettiamo semplicemente la pistola al suo interno, ovviamente ripeto, questa è una fondina ultra low cost, perché costa da 5 euro, 6 euro, 6-7 euro. E quindi in pratica la pistola, se entra, quando ovviamente avremo il cane azionato, si muoverà, il carrello arriverà, probabile che si arriverà a bloccare fino a qui, però ovviamente non è un grandissimo problema, molto bello per estrarre, perché voi basta, poi dopo vi farò vedere, fare un movimento semplice e già avete la pistola estratta. Per metterla è un po' complicato, perché dovete riprendere il lascio e richiudere, la differenza è che costa 20 euro, e però hanno l'attacco superiore e quello abbassato. In più, in omaggio ci verrà data questa tasca, che in pratica funziona come una classica tasca portacaricatore per pistola, utilizzato per portare un bibliotecario molto semplice, un poco scomoda da prendere perché vi dovete piegare completamente, però alla fine è utile, io l'ho messa qui in modo che sul tattico poi alla fine non c'ho troppo spazio. Ovviamente la tasca all'inizio è molto stretta, basta che poi l'allargate un po', ci fate un poco di gioco e alla fine poi si apre. Parliamo un poco dei materiali, perché come già detto, partendo dall'alto, qui è tutto nylon, quindi tutto molto resistente, fatto in cordura, fatta molto bene. Ovviamente all'interno poi penso che sia scamosciato qui, in modo, diciamo, un materiale un poco antiscivolo, penso, per non far scivolare troppo la nostra pistola. E ovviamente qui fatto molto in maniera molto resistente, molto dura. Poi qui, come potete vedere, ci sono tutti gli attacchi che in pratica legano la nostra pistola all'interno, perché se non mi sbaglio questa è una pistola ad attacco molla, che fa l'attacco molla, infatti adesso qua che casino di tutti questi fili. Ok, adesso ve la faccio vedere un poco come sta addosso. Ecco, questa è la nostra fondina, come detto l'abbiamo attaccata qui alla nostra cintura, scusate se non porto la mia mente, però
momento già non c'è tempo e ho fatto il video questo al tutto e furia. Dunque vedete che qui si attacca molto bene alla nostra coscia, basta ovviamente stringere un po' che rimane questo laccio che scivola, però si attacca molto bene alla nostra coscia, un po' che si muove. Vedete, se correte la pistola andrà per cazzi suoi notevolmente, a differenza di altre fondine che hanno gli attacchi molto più attaccati, questa qua tenderà sia ad andare all'infuori che a spostarsi sempre più in avanti. È capitato a volte che mi trovavo la fondina così, la facevo così, dov'è? Non la trovavo. E questo è, diciamo, un fatto un po' negativo. Basta quindi però spostare il vostro lascio più sul lato e non si andrà a spostare. Comunque vi faccio vedere giusto un po' come funziona l'estrazione rapida. Perché? Avvicinando la luce, sperando di non fare troppo a controluce, mettendo la mano su questa zona, mettiamo la mano qua, noi tramite facendo questo movimento tutt'uno, prendiamo i nostri moschettoni su questo lato e tramite queste altre dita, il medio, tiriamo la pistola in questo modo, per poi alzarla e tenerla in pratica già in puntamento, quindi un modo molto veloce. L'unico fatto è per rimetterla dovete in pratica rifare tutto il patapatellacco, dovete rimettere tutto quanto a posto. E quindi questa è la nostra fondina, quindi molto semplice, prendiamo la pistola e in puntamento. Detto questo abbiamo concluso. Io vi consiglio l'acquisto di questa fondina se volete acquistare la vostra prima fondina. In generale, se avete pistole molto leggere, infatti questa è come molto leggera, ovviamente andare a vedere la recensione se non l'avete vista. Vi consiglio perché costa 6-7 euro, quindi costa pochissimo, è piccolina, entra ovunque. Poi addosso è molto bella perché fa molto scena, in più avete anche la tasca qui davanti. Detto questo, voglio ringraziarvi tutti quanti per i non 50, perché l'abbiamo superati, ma addirittura per i 60 iscritti al nostro canale. Siamo partiti che ne avevamo 5, perché io sono arrivato tempo fa quando ne aveva 5 il canale del 970, adesso siamo al canale del 970 e Raids, ovviamente perché... diciamo che il merito è anche mio, quindi vi volevo ringraziare a tutti quanti per i 60 iscritti. Ovviamente arriverà una recensione specialissima per i 60 iscritti. Io, detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!